Buonasera a tutti, intanto vi ringrazio per essere ancora presenti qui in questa sala. Questa sera quindi non vuole essere, innanzitutto volevo ringraziare l'amico Antonio Caroselli che in qualità di coordinamento per la mozione Martina ha organizzato questa bella iniziativa, il cui senso è non solo quello di dare la nostra testimonianza a sostegno di questa mozione, ma è un richiamo finale, diciamo, di armi in queste ultime ore prima delle primarie di domenica e che ci vede tutti coinvolti. È una mozione che già dalla sua nomenclatura, fianco a fianco, dalla sua nomenclatura si evince, diciamo, quelle che sono le caratteristiche intrinseche di questa mozione. Fianco a fianco non solo l'apparato dirigente di partito in maniera paritaria e quindi senza una leadership che non è quindi l'anteporre semplicemente l'io al noi, ma l'esaltare proprio il potere generativo delle relazioni e altrettanto quindi delle relazioni tra di noi. Ecco perché in questa fase è importante che ciascuno collabori per dare il proprio contributo e far sì che non solo domenica sia una giornata importante di partecipazione democratica, ma a sostegno di questa mozione. Io sono particolarmente orgogliosa di rappresentare insomma, insieme a questa squadra questa mozione perché in questa ravvedo il mantenimento di quella che è una delle peculiarità fondamentali del Partito Democratico, cioè la sua pluralità, la pluralità di anime, di sensibilità che abbiamo sempre detto, ma diciamo, questo segretario ha dimostrato proprio nei momenti di maggiore difficoltà di tenere insieme questa pluralità e di voler interpretare il cambiamento non come qualcun altro, come un giudizio sull'operato del passato, ma un cambiamento del tentativo di scrivere una pagina nuova, una pagina che tra l'altro rivendica con orgoglio quelle che sono la stagione riformista che è stata avviata, ma cercando anche di raddrizzare il tiro su una serie di interventi che sono stati poco incisivi e che quindi non hanno visto per esempio il coinvolgimento dei corpi intermedi. Sono tante le questioni insomma, che mi appassionano e che mi tengono vicino a questa mozione, innanzitutto perché è l'ossessione dell'unità, il superamento delle disuguaglianze, come giustamente diceva Paola, disuguaglianze che però vanno interpretate non solo dal punto di vista reddituale, con quindi importanti diciamo, interventi per quanto riguarda il lavoro, ma andare a coprire tre grandi fratture della società e quindi le disuguaglianze generazionali, le difficoltà diciamo, dei giovani di poter inserirsi non solo nel mercato del lavoro ma nella vita attiva. Una disuguaglianza di genere, quindi dicevo poco prima, come giustamente stava sottolineando Paolo, come Presidente della Commissione per l'Opportunità, mi rendo conto della difficoltà che abbiamo oggi noi donne, non solo nel mercato del lavoro ma in tutte le cariche e già questo invece è una pari opportunità anche all'interno di rappresentatività delle mozioni e vince una sensibilità diversa sicuramente nel Partito Democratico. E poi un superamento delle disuguaglianze anche territoriali intendo dire nord-sud, quindi per scongiurare diciamo, questo, il taglio federalistico con cui ci si sta avviando e anche poi dei centri rispetto alle periferie, con una serie insomma, di politiche mirate. Poi c'è la questione ecologista, che è quella che mi appassiona tra l'altro di più, come giustamente diceva Antonio, ma che comunque è coniata da un punto di vista proprio di sviluppo sostenibile, come diceva il rapporto Brundtland dell'87, cioè vale a dire l'equità sociale, lo sviluppo economico e anche la tutela e sostenibilità ambientale. Perché non è diciamo, banale in questo taglio, perché molto spesso si parla cioè, di tutela e sostenibilità ambientale senza invece cogliere quelle che sono invece le sfumature fondamentali per avviare uno sviluppo sostenibile del paese. Quindi io credo che questa diciamo, è una mozione non solo di contenuti ma di metodo che quindi consente a tutti noi di essere giustamente rappresentati in una pluralità perché come ha dichiarato più volte dal giorno seguente intende ricreare l'unità anche in segreteria che non è una cosa da poco perché vedete quelle che sono le spinte dei duri e puri che comunque ci sono dal mio punto di vista rischiano di marginalizzare il partito di non mantenere quella che è la matrice per la quale è stata creata nel 2007. Quindi io mi auguro che domenica sia una giornata di alta partecipazione e che quindi ciascuno di voi, ciascuno di noi si senta protagonista nel cercare di coinvolgere gli altri a dimostrare comunque il partito
Democratico possa ancora essere protagonista della vita politica del Paese, e soprattutto quindi mi auguro che la mozione di Maurizio Martina abbia, diciamo, il giusto successo che si merita.